Un caloroso benvenuto a tutti, amici appassionati di atletica, corsa su strada in particolare. Eccoci qui a quella che è la quinta edizione per quanto riguarda questa Clusone Alzano Run organizzata dai Runners Valseriana. Siamo con le immagini alla pista di atletica che tanti di voi naturalmente conoscono in località Fiorine, e che è stata creata tanto tempo fa dalla comunità montana Valseriana Superiore e che per questa gara ha messo a disposizione, diciamo così, i propri locali, la propria location per meglio chiamarla, per dare il via a questa quinta edizione, dicevo, della Clusone Alzano Run. Che cos'ha di particolare questa manifestazione? Intanto è giusto ricordarlo che il percorso è quasi interamente sulla ciclovia della Valseriana, quindi al di fuori dal traffico. Infatti si correrà lungo il fiume Serio e qui naturalmente si potranno godere i suoi angoli più caratteristici e, se vogliamo, suggestivi. Si partirà fra poco alle 9:30, appunto da questa località le Fiorine, località Pratimini, e si arriverà sul piazzale dove c'è il centro sportivo, il nuovo centro sportivo di Alzano, per meglio dire il nuovo palazzetto dello sport di Alzano. Naturalmente qui bisogna dirlo che ci si aspettava, infatti sono arrivati anche i numeri di una certa consistenza. Insomma, nonostante la concomitanza con tante altre gare, bisogna anche dire che la partecipazione a questa gara a 30 km non è certamente di tutti, come a dire, insomma, che chi non ha nelle gambe questa distanza magari ha dovuto gioco forza rinunciare. E invece i più audaci, coloro che praticamente volevano anche con una scommessa con se stessi riuscire a portare a termine la manifestazione, si sono presentati ed erano 380 alla partenza. Li vedete qua schierati pochi istanti prima del via che avverrà proprio fra pochissimo e che noi seguiremo naturalmente con dovizia di immagini e di particolari. Eccolo qua, e naturalmente lì davanti scattano coloro che vogliono anche tentare, come posso dire, di abbassare il record e soprattutto, insomma, di scrivere il proprio nome in quello che è l'albo d'oro, un albo d'oro già ricco e consistente di per sé di atleti di un certo prestigio. E lì davanti gli atleti di un certo prestigio non mancano certo, come Massimiliano Zanavoni, e chi non lo conosce, questo atleta che gareggia o perlomeno gareggiava fino a poco tempo fa con l'atletica di Leffe. E naturalmente poi altri atleti come il portacolori della Recanati, Atletica Recanati, Michele Bellusci, che ho imparato a conoscere durante le gare della Corina dei Borghi, davvero un grande protagonista, così come il rappresentante della Polisportiva Carugate, Loris Zamboni, ma poi tanti altri, insomma, Mauro Previtali, Andrea Finazzi e naturalmente coloro che potrebbero essere considerati outsider. Adesso vi documentiamo le immagini che abbandonano, e vedete qui l'uscita proprio della pista del campo dei Pratimini, e da qui cominceranno a scendere verso prima la media e poi la bassa Valle Seriana. Naturalmente passando proprio attraversando tutta la ciclovia, essendo quindi fuori da ogni pericolo, ci sono stati due o tre attraversamenti, insomma. Anzi, poi il gioco forza è diventato un po' più lungo perché dopo il crollo del ponte di Genova si stanno facendo delle verifiche anche sui ponti della nostra valle, e tanto per dire il ponte Acene che attraversa appunto il fiume Serio, il ponte dove sulla ciclovia è stato chiuso per precauzione, e dunque lì si è dovuto allungare la strada di qualche centinaio di metri, si è dovuto allungare la gara sulla strada, comunque una strada secondaria che non ha inficiato per il traffico se non un paio di attraversamenti, ma nemmeno troppo pericolosi. E dunque questo è anche una, diciamo così, una sostanziale novità proprio dovuta agli ultimi avvenimenti che per gioco forza hanno portato anche a qualche correzione. Siamo nella coda del gruppo, sono passati più o
o meno i 378 partecipanti, e non è assolutamente un brutto numero, e noi con le immagini, grazie anche alla motorizzazione di una velocissima, si fa per dire, Vespa, ci spostiamo subito, siamo nella zona delle curve della selva, i tornanti della selva, per chi conosce la Val Seriana. Lì abbiamo abbandonato la moto, siamo saliti per una centinaio di metri e abbiamo visto transitare subito i primi, e li avete visti anche voi, e qui subito la gara si fa naturalmente dura con Belluschi, che ha già preso l'iniziativa, Loris dietro, poi abbiamo visto in coppia con Loris c'è Zanaboni, quindi ancora Lanfranchi, c'è Previtali, e qui c'è il gruppo degli immediati inseguitori, dove lì in mezzo, la vedete con una fascia sulla testa, c'è lei, ritorna alle gare, Eliana Patelli, ritorna alle gare dopo un po' di tempo e lo fa subito assolutamente da protagonista, la vedete lì in mezzo al gruppo e soprattutto, diciamo così, nelle prime 10 o poco distante dalle prime 10 posizioni. Qui abbiamo visto transitare Ippolito Dominoni, questo signore classe 1950, mamma mia, mi fa pensare solo i brividi, pensate che sarà, lo devo dire, anticipare uno dei protagonisti, mentre arrivano altri atleti, in particolare sulla destra con la maglia verde dei Fodipece Chiara Milanesi, ma subito dietro a lei c'è Marinella Guida della Bionic Running, che sono la seconda e la terza per quanto riguarda l'ambito femminile, e poi tutti gli altri che cercano di inseguire. Ripeto, qui siamo proprio alle curve, ai tornanti della selva, dunque in territorio di Pontenossa, sì, effettivamente qui siamo a Pontenossa. Devo dire, e anticiparvi, che proprio grazie allo spostamento veloce con la motocicletta praticamente sono riuscito, anche se naturalmente non a coprire tutti i passaggi e tutto il territorio, però a mostrare più immagini possibili e a far passare, tranne Vertova e Gazzaniga, così mostrarvi immagini per quanto riguarda tutto il territorio. Intanto qui transita ancora una ragazza nelle diciamo prime 30-40 posizioni, assolutamente anche per lei momento particolare, momento di prestigio, e la vedremo poi ancora protagonista, si tratta di Claudia Ghilardi, come del resto poi vedremo anche tutte le altre. Devo anche dire che se andiamo nelle prime posizioni non sono tantissime le ragazze, però se andiamo, scorriamo l'elenco degli arrivati un po' più in giù, di donne e di gentil sesso, insomma, ne troviamo davvero parecchie, e questo sta a dimostrare come queste gare, sempre impegnative anche sulla distanza, appunto dei 30 km, vogliono così, a queste gare vogliono partecipare anche le donne, ad essere magari anche protagoniste, come in effetti ci riuscirà colei che abbiamo visto transitare prima, non volevo svelarvi niente, ma ormai l'ho già detto, vale a dire Eliana Patelli. Adesso lasciamo scorrere ancora un po' di queste immagini, come è giusto che sia, poi ci trasferiamo con le immagini un po' più in basso nella Val Seriana e andremo a documentarvi un altro passaggio, anche questo abbastanza importante e significativo, proprio lo vedremo fra pochissimo, dunque tengo ancora il microfono per qualche istante, in un'altra zona particolare che naturalmente tutti conoscono. Purtroppo questa zona, lo dobbiamo dire, soprattutto per quanto riguarda la strada, è forse più conosciuta non tanto le bellezze e le insenature che il fiume Serio crea, ma soprattutto per parecchi incidenti che avvengono in questa zona, e sto parlando del Ponte del Costone, che è in territorio di Casnigo e che segna proprio la fine della media Valle Seriana con l'Alta Valle Seriana. Casnigo infatti, anche se in Val Gandino, però è considerato in media Val Seriana, mentre Pontenossa, subito dopo il Ponte del Costone, è considerato Alta Valle. Eccole qua, questa è la cava che c'è proprio sopra il Ponte del Costone, e adesso con le immagini siamo proprio nella zona dove ci sono queste belle insenature del fiume. Noi naturalmente seguiamo la gara, vedete, sempre sulla ciclovia, e ancora una volta è lì davanti lui, questo Baldo Giovanotto, classe, è un senior,
classe, purtroppo la classe non mi viene data, però insomma è giovane e lo vedete con quale andatura. Qui siamo, oserei dire, all'incirca ai 6-7 km già percorsi, più o meno. Ecco, anche perché poi naturalmente questo lo sto andando a naso io, che conosco abbastanza bene la Valseriana, ma naturalmente io la percorro sulla strada, con l'autovettura e non a piedi. E qui vedete con la maglia verde Loris Mandelli del Carugate, Massimiliano Zanaboni lì a fianco, che non è più giovanissimo, è un Master 45, perciò fate voi Massimiliano, grande protagonista della corsa in montagna. Con la maglia verde in quarta posizione c'è il portacolore della Recastello Lanfranchi, e subito dietro a lui dei Runners Bergamo Mauro Previtali. Mauro Previtali l'abbiamo conosciuto alle gare, a tutte le gare del Fosso Bergamasco, è stato uno dei principali protagonisti e dunque anche oggi non vuole essere da meno e soprattutto vuole essere lì. E pensate, signori, qui in sesta posizione è lei a tirare il gruppo, Eliana Patelli. Eliana Patelli dunque in sesta posizione assoluta dietro tutti gli altri, magari anche con un po' di distacco, e certamente però la protagonista dovrebbe, perlomeno in queste prime battute, è lei. L'ho sentita, devo dire, praticamente prima della partenza, che diceva lo speaker della manifestazione che la stava intervistando, gli diceva: mi alleno sulle distanze della mezza maratona, vale a dire dai 20 ai 25 km. Non sono sicura di avere nelle gambe i 30 km della gara, però insomma io ci provo, io ci tento, e addirittura la vedete qui è transitata in sesta posizione assoluta. La gara è ancora lunga, per carità, e naturalmente può ancora succedere di tutto, però da come si sta comportando dobbiamo dire che effettivamente la forma ce l'ha. Ci stacchiamo un momento anche per far riposare le vostre orecchie, ritorneremo fra poco a documentarvi anche con la voce altre immagini. Abbiamo lasciato scorrere senza interruzione le immagini proprio nella zona di Colzate, e adesso attenzione perché siamo già scesi a Cene, dunque siamo proprio
nella zona proprio adiacente al fiume Serio e vedete che ancora in testa c'è lui, Michele Belluschi della Recanati, Atletica Recanati, grande performance per questo ragazzo, prende un bicchiere d'acqua dove c'è il rifornimento, ma il suo vantaggio a questo punto non dico sia consistente, ma si aggira più o meno sui 30 secondi. Ancora in coppia Zanaboni a sinistra con la maglia arancione, Mandelli Loris con la maglia verde, anche loro passano di lì, non credo, sì, un bicchiere d'acqua, Zanaboni perde un attimo il bicchiere e poi tutti di nuovo a correre in quarta posizione, signori, e questa è una splendida sorpresa, questo ragazzo che sta sorprendendo sempre di più, si sta allenando con intensità, si tratta di Alex Ranfranchi, è un Master 35, mentre dietro a lui ha ceduto di qualche metro, prima erano appaiati su alla zona del Ponte del Costone, Mauro Previtali che è un Master 40, lo vedete qua impegnato, lui difende i colori dei Runners Bergamo. Dunque l'immagine che ci documenta questa zona è proprio quella, mentre qui abbandoniamo subito anche perché la velocità di questi ragazzi ci sorprende, soprattutto dei primi, e infatti i primi tre, Belluschi, Mandelli e Zanaboni, con Belluschi ancora davanti ci sorprende, qui siamo a Comenduno di Albino e siamo arrivati in ritardo per prendere i primi tre. D'altronde il tempo anche per spostarci. Abbiamo visto però il passaggio del quarto, ancora Alex Lanfranchi, mentre qui Mauro Previtali ancora in quinta posizione. Sta difendendo appunto questa posizione, però lo vediamo leggermente affaticato. Mi sembra che il suo ritmo sia calato, comunque sta andando ancora bene. Tra l'altro lo voglio dire, Mauro Previtali, che come dicevo è un Master 40, ha dalla sua anche lunghe leve, dunque non so se questo possa essere un bene o un male, soprattutto sulle lunghe distanze. E adesso con le immagini andiamo a vedere il passaggio siamo nella quinta e sesta posizione. Vediamo qui con il 325 abbiamo Stefano Meroni e subito dietro a lui con il 336 abbiamo Luca Ponti. Uno difende Meroni, difende i colori della Martesana Corse, l'altro dell'Atletica Casorati. E poi arriva ed è a questo punto in ottava posizione, ancora lei Eliana Patelli che resiste, ha ceduto qualcosina, ma signori miei, qui potremmo dire siamo quasi a metà gara, anzi sì, abbiamo superato la metà gara, abbiamo superato la metà gara, transitano anche gli altri, avete visto anche Andrea Finazzi, avete visto Alberto Adami e Marco Tiraboschi e tutti gli altri, insomma, o perlomeno gli altri che riescono a difendere la loro posizione. E qui mi pare col 130 o 190, non ho visto se era. E no, questo è Paolo Valoti, eccolo qua. Mi soffermo un attimo su Paolo Valoti, un ciclista professionista, ha gareggiato per tanti anni proprio difendere i colori di tante squadre con tante soddisfazioni. Anche con alcune belle gare, era un signor gregario, possiamo dire così, e adesso ha appeso la bicicletta al chiodo, per modo di dire, però praticamente per mantenersi in forma e allenato corre a piedi, mentre ricordo che allena una squadra di giovani, però mi sfugge il nome della squadra. Qui ancora Ippolito Dominoni, questo signore che, ripeto, mi sorprende sempre di più. In precedenza abbiamo visto Daniele Martinoli e poi tutti gli altri, siamo sempre nella zona più o meno dell'isola Zio Bruno, così per diciamo collocare giustamente le immagini. Siamo a circa 500 metri prima dell'isola Zio Bruno, che appunto è proprio in questa zona. E invece adesso con le immagini ci spostiamo ad Albino, nei pressi del ponte romano o romanico che dir si voglia, e che vedete questo bimbo è in attesa della mamma, che è niente po' di meno che Marinella Guida. E intanto arriva anche qui, i primi ci sono sfuggiti, devo anche dire che chiaramente i primi tre hanno avuto una marcia in più, soprattutto Belluschi, ma poi anche Loris Mandelli e subito dopo di lui anche Massimiliano Zanaboni se ne sono andati, e fra i terzo e praticamente il quarto, dal primo al terzo, tanto ancora Paolo Valoti, praticamente passavano quasi 5 minuti, insomma, perciò chiaramente per poter prendere qualcheduno in più ci siamo soffermati quell'attimo a prendere anche i
diciamo, chi è dietro dopo i primi tre, e questi naturalmente non stavano aspettando quando io mi sono spostato, erano già passati. Però poco importa, insomma, li abbiamo seguiti per tanto, adesso è giusto, come del resto facciamo qui in questa zona ad Albino, e qui siamo ai 10 km dal traguardo, perché vi ricordo, e apro una piccola parentesi, che era in programma anche la seconda edizione della 10 sul serio, come veniva chiamata, la corta sul serio di 10 km. Praticamente con partenza da Albino ad Alzano si doveva arrivare appunto allo stesso posto dove arrivano gli atleti della Trenta. Invece, ahimè, intanto passa la Chiara Milanesi, e invece, ahimè, non è stato dato Chiara Milanesi, che è seconda in ambito femminile. Questa è Marinella Guida, che transita come terza proprio davanti alla cementeria di Albino, come la ex cementeria, possiamo dirla così. E dicevo, purtroppo per problemi. C'è stata una serie di concomitanze, mi diceva anche Zanucchi, praticamente la fiera della Madonna del Miracolo, festa del patrono di Albino, anche se la Madonna della Gamba, per intenderci, è ad Esenzano e non ad Albino, però è stata ideata, è stata ormai la concentrazione degli avvenimenti ecclesiastici e non, è proprio in data 9, vale a dire è stata martedì settimana scorsa, e poi la fiera è stata, diciamo così, la festa è stata, di solito viene portata anche la domenica successiva, l'ottava, come si diceva una volta, e naturalmente per chi capisce questo termine sa di cosa sto parlando. Intanto salutiamo Antonio Cuda, eccolo lì, e tutti gli altri, c'è anche chi fa l'aeroplanino. E dicevo, dunque, per problemi di sicurezza non hanno dato il permesso al transito, alla partenza, che poi non so quali problemi ci fossero, però non tocca a me giudicare naturalmente, e non hanno dato il permesso della 10 della corta sul serio. E allora tutti hanno, perlomeno tanti hanno ovviato alla 30 sul serio, Crusone Alzano Ranna 30 veloce sul serio. Va bene, detto questo, ci sembra giusto, noi continuiamo a vedere le immagini. Vedete che qui lasciamo scorrere un po' di immagini, anche perché poi cercheremo di recuperare ancora i primi. Non ci riusciremo perché i primi sono troppo veloci, se ne sono già andati, e quando ci sposteremo nel territorio prima di Nembro e poi in quello di Villa di Serio, praticamente i primi se ne saranno già andati al traguardo, e infatti vi mostreremo proprio quelle immagini. Comunque qui, come vi dicevo, ecco, siamo proprio a uno dei attraversamenti più impegnativi, vedete, c'è praticamente sulla strada che va verso la Valle del Luio, per intenderci da Albino, nella zona della stazione della TEB, per meglio specificare, e lì le macchine, però vedete che il traffico non è proprio numeroso, numeroso, allora si può naturalmente ovviare a questo particolare disagio, che però disagio non è stato, anche perché l'attraversamento, vedete che è talmente veloce, si attraversa la strada e, come vedete, non c'è nessuno nemmeno che aspetta. Siamo proprio nei pressi, con queste immagini, di Nembro. Siamo a Nembro, al bivio dove c'è la strada per la Val Gavarnia, transita Guida Marinella. Anche qui abbiamo perso i primi, però naturalmente abbiamo di che mostrarvi, e qui lo devo dire, cominciamo a mostrarvi un po' di immagini dei secondi, diciamo, chiamiamoli così, insomma, anche perché finora, proprio per cercare di raccontarvi come stava andando la gara, abbiamo cercato di seguire i primi, ma i primi erano talmente veloci che non potevamo raccontarvi tutto quello che succedeva. E adesso, visto che i primi se ne stanno andando, e fra poco li vedremo al traguardo, grazie anche alla telecamera di Emi Moretti, che ci documenterà l'arrivo ad Alzano, praticamente noi dedichiamo un po' di tempo, un po' di spazio anche a coloro che viaggiano, come possiamo chiamarli, nelle retrovie? Thank you.
E andiamo a chiudere con le immagini qui nel comune di Nembro, al confine quasi con appunto il comune di Villa di Serio, sulla sponda sinistra scendendo del fiume Serio, per trasferirci subito ad Alzano. Perché? Perché ci hanno segnalato col telefonino, naturalmente questi marchingegni ci aiutano, e hanno detto: guarda che sono i primi, sono segnalati vicinissimi al traguardo. Allora stacchiamo con le immagini sul tracciato, ci torneremo fra poco, dove la nostra Amy, guardate, sta filmando quelli che sono i preparativi per accogliere i quasi 380, quasi 400, poco manca insomma a questo numero importante, che arriveranno sul traguardo e che vorranno qualcosa da bere, vorranno qualcosa di cui appunto per cui sollazzarsi, anche se sappiamo che durante il tragitto e il percorso hanno avuto modo di dissetarsi nei diversi ristori che l'organizzazione aveva predisposto. Allora eccoci qua, pronti per salutare l'arrivo. 30 km chiude con il tempo di 1 ora, 40 minuti e 30, anzi 1 ora, 40 e 29 alla media di 3 km e 3 minuti e 20 secondi al chilometro. Michele Belluschi, sfinito, però guardate, Michele Belluschi dell'Atletica Recanati al secondo posto. 1 ora, 40 minuti e 56, vale a dire praticamente 27 secondi dopo il grande Loris Mandelli del Carugate, 3,21 la sua media, e dunque tutto dire, ed eccoli qua ancora, mentre adesso andiamo a vedere, a sentire le interviste dei primi due. Belluschi, Michele, direi che è andata benissimo. Sì, è andata bene, ho fatto una fatica incredibile l'ultimo terzo di gara. L'ho messa giù dura, poi un po' l'ho pagata, però va bene, dai, sono contento. Ho sofferto tantissimo, però è andata bene, Ecco, ho dovuto metterla dura perché Loris dietro veramente incalzava e qui c'erano delle proiezioni anche di tempi leggermente superiori, invece siete stati davvero bravissimi, avete fermato il cronometro anche con un riscontro non indifferente. dai. Sì, beh, senz'altro due avversari ostici, anche Zanaboni, boh. Ho provato, visto che mi hanno lasciato andare, ci ho provato, ho rischiato tantissimo perché mi avessero ripreso sarebbe stata una sconfitta più che altro. Adesso attenzione Però al è andata terzo, bene. attenzione all'arrivo del numero 357, Massimiliano Zanaboni. E lo stavamo aspettando, è stato già menzionato dai suoi avversari. Grandi applausi anche per lui. Zanaboni, terzo posto alla Clusone Alzano Run 2018. Stavamo commentando questo arrivo, abbiamo anche Michele Belluschi, una particolarità di questa pista ciclabile della Val Seriana, diciamo un percorso molto particolare. Sì, molto bello, non l'avevo mai fatta. Quest'anno ho corso tantissimo in Val Seriana, ho fatto tutte le corri nei borghi, gare completamente diverse a questa. È un territorio che mi piace, bei posti, belle organizzazioni, complimenti a Zanucchi, ottima manifestazione, sono contento perché so che l'hanno martellato nelle ultime settimane, quando bene o male ci sono migliaia di manifestazioni che non sono in regola e viene presa uno che poi in realtà si è rivelata in regola, quindi grande vittoria di Zanucchi, sono contento perché è un mio idolo d'infanzia. Aver vinto questa gara mi rende molto felice. All'arrivo Alex Lanfranchi, tra l'applauso del pubblico di Alzano, un grandissimo tempo anche per Alex. Diciamo che io conoscevo il percorso, so che all'inizio va giù più forte come tendenza, mentre Michele è partito forte, l'ho lasciato andare. Mentre poi ho gestito la gara mantenendo sempre un ritmo costante, nel finale iniziavo a vederlo, ma mancava troppo poco. Ecco, quindi c'è anche molta tattica, diciamo, ognuno poi calibra in base alle sue forze, quindi è stata una tattica che non ha pagato forse come speravi, però abbiamo visto che sei stato anche da stimolo proprio per lo stesso Michele, che sentiva il fiato sul collo. Sì, vabbè, mi fa piacere che gli sono stato da stimolo perché sennò se stava bene come sa andare lui ne avrebbe dato anche molti più minuti. Ecco, un tempo importante anche per te, un tempo da non sottovalutare. Un minuto meglio dell'anno scorso, quindi è la terza volta che arrivo secondo, ma ogni anno miglioro il tempo, però c'è sempre qualcuno che va più di me e io cerco di migliorarmi sempre per
per cercare di arrivare primo. Piano piano forza di limare secondi uno dopo l'altro, anche per quanto ti riguarda, ci dicevi conosci il percorso, un percorso veramente affascinante. Se vengo qui è perché il percorso è veramente bello, niente di non so cosa dire, è proprio fantastico, senza macchine, in mezzo alla natura, bello. Bene, queste le parole di un atleta, grande atleta come Loris Mandelli, grazie Loris. Ma sì, dai, sono soddisfatto, è la prima volta che faccio una gara di 30 km, infatti dopo al 20esimo ero abbastanza cotto, non ne avevo più. E insomma bisogna imparare un po' a gestire, no? Sembra una cosa molto facile, in realtà anche qualche chilometro in più può veramente stravolgere un po' quella che è la condizione. Sì, sì, in effetti li ho pagati tutti, dal 20esimo al 30esimo tutti, però volevo provare a fare una maratona a fine anno e valuteremo strada facendo se è il caso di lanciarsi o meno. Certo, quindi un test veramente provante, un test comunque ben riuscito, perché c'è anche la soddisfazione di essere stato tra gli assoluti protagonisti. Sì, sì, sono contento per quello, sì, però diciamo che sarei voluto partire un po' più piano, però poi mi sono trovato lì e ho detto boh, finché tengo vado. E poi ringrazio naturalmente lo speaker che in pratica mi ha sostituito. Innanzitutto le interviste erano tre perché c'era anche quella di Massimiliano Zanavoni e l'avete visto, in mezzo però c'era anche l'arrivo di Alex Lanfranchi, mentre adesso documentiamo l'arrivo di Stefano Meroni del Martesana Corse, dietro a lui Luca Ponti dell'Atletica Casorate e subito in settima posizione Mauro Previtali dei Runners di Bergamo, che come vi dicevo ha ceduto un po' nel finale. Ottavo posto Andrea Finazzi, eccolo che chiude, dei Runners della Val Caleppio, bravo Andrea. Il nono posto invece c'è Alberto Adami della Boscaini Runners. Al decimo posto Eliana Patelli, dunque conferma la sua grande performance. Arriva appaiata Marco Tiraboschi, undicesima, ma Eliana è la prima della classifica femminile. E subito lo speaker, la intervista. Due anni di stop è stata dura, anche rimettere queste spille è dura, no? Mettersi a confronto, poi la gente si aspetta, io mi aspetto da me stessa, sono competitiva di mio, e correre in casa col tifo della gente è stato facilissimo, non mi ha fatto pensare al lavoro che devo fare, anche l'ultima parte quando devo correre in tranquillità con amici di squadra che mi hanno detto dai fino alla fine, bellissimo, complimenti a Manu che nonostante le difficoltà ha voluto a tutti i costi questa gara, è giusto promuovere lo sport e far vedere quanta fatica si fa, grazie a tutti. E noi andiamo avanti adesso con la disamina della classifica, eravamo arrivati all'undicesimo posto di Marco Tiraboschi della Re Castello, dodicesimo Gianluca Gamba dell'Atletica Kral Banco Popolare, tredicesimo Daniele Martinoli dell'Atletica Sarnico, quattordicesimo Ippolito Dominoni, pensate un po', classe 1950, no, è un master, chiedo scusa, 1950, dei Runners Bergamo. Al quindicesimo posto Marco Vittorio Fumagalli della stessa società, sedicesimo Claudio Colpani dell'Avis Treviglio, diciassettesimo Paolo Valotti, grande prova dell'LRASD, diciottesimo Monzio Compagnoni Giuseppe del Treviglio, diciannovesimo Giulio Valsecchi dei Runners, ventesimo Marcello Rigoni dell'Atletica Marathon, mentre al ventunesimo posto, ed è la seconda in ambito femminile, dovrebbe arrivare sul traguardo fra pochissimo, e la vedremo proprio fra poco, abbiamo anticipato un po' gli arrivi, questi è Paolo Valotti, che nonostante, ricordo Paolo Valotti, anche lui è un Master 45, e praticamente è riuscito comunque a compiere il percorso con un'ora e 58, è vero, 18 minuti in più sui 30 km dal vincitore, 18 minuti in più del vincitore, ma certamente una buona performance. Mentre qui arriviamo, vediamo Giulio Valsecchi dei Runners Bergamo, poi praticamente Marcello Rigoni, e adesso arriva la seconda, è la portacolori dei Fodipe, Chiara Milanesi, davvero grande performance anche per lei.
E adesso con le immagini, dopo aver visto l'esultanza di Chiara, ci spostiamo nel comune di Villa di Serio, proprio nei pressi, la vedrete fra poco, della centrale termoelettrica della ex Italcementi. E la vedrete fra poco. Qui c'è un passaggio bellissimo in mezzo al verde, vedete un sentiero praticabilissimo, una passeggiata praticabilissima, dove appunto tutti hanno potuto completamente pianeggiante, dove tutti hanno potuto sbizzarrirsi e soprattutto cercare le ultime risorse. Qui siamo ai circa 2,5 km prima del traguardo, e dunque ultime risorse prima di andare e tuffarsi lo striscione, sotto lo striscione d'arrivo. Devo anche dire che praticamente sto dando un'occhiata a quello che naturalmente sono i dati in mio possesso. Dei 378 partenti ne sono arrivati al traguardo 335, dunque qualche defezione, ma è normale, anche perché qualcuno ha, come posso dire, rischiato, ha detto vabbè, io provo, e poi magari ha dovuto fermarsi perché 30 km, signori miei, sono 30 km, è vero, questa è tutta gente più o meno preparata, però insomma è un conto fare il giretto domenicale che sono i 5, 6, 7, 8 km, è un conto farne 30, anche soltanto camminando. In effetti ho sentito alcuni atleti, alcune concorrenti, e dire ho dovuto fermarmi perché praticamente avevo i crampi e non ce la facevo più. Ma è una cosa abbastanza normale, insomma queste sono esperienze che insegnano, sono esperienze che certamente possono servire anche per il futuro. Un po' di musica, dai!
E ritorniamo ancora al traguardo, naturalmente, anche perché sono tante le cose che dobbiamo raccontarvi e soprattutto tanti quelli che sono i piazzamenti di atleti anche di un certo interesse. Iniziare dalla 22esima posizione di Giuseppe Colombo dell'Atletica Race, 23esimo Paolo Togni della Camisano Running, 24esimo, attenzione, eccola qua, Maddalena Marinella Guida. Marinella Guida della Bionic Running e che va a chiudere al terzo posto assoluto femminile. Gran bella prova per lei, naturalmente, con questo, anche questo tempo che è soprattutto di prestigio. Chiude con il tempo di 2 ore 01 e 54, dunque davvero una gran bella prova, certo un po' lontana se vogliamo dall'ora e 52 e 18 di... della Liana Patelli, però sicuramente di tutto prestigio. Poi al 25esimo posto ritorniamo ai maschietti, Osvaldo Plebani del Osvaldo Plebani, poi 26esimo Valerio Mattei dei DK Runners, 27esimo Mirko Esposito dei Runners Bergamo, 28esimo Mauro Gagliardini dell'Atletica Kral Banco Popolare, 29esimo Massimo TriPP della Sport Wellness e al 30esimo posto Giampaolo Vanoncini dei Fodipe. Questo per quanto riguarda appunto i primi 30, poi vi do fino ai primi 40, giusto che sia così, al 31esimo Bruno Pileggi, 32esimo Paolo Beretta, 33esimo Domenico Pappadà, 34esimo posto per Luca Solimano, quindi 35esimo Francesco Dozio, 36esimo abbiamo Claudia Ghilardi e andiamo a vedere Claudia Ghilardi che dovrebbe arrivare, eccola qua, dunque anche per lei un buon piazzamento. 37esimo Luca Lombarda, lo vediamo inquadrato, 38esimo Riccardo Giudici, 39esimo Oscar Pirola e 40esimo per Daniele, 40esimo posto Daniele Pinelli. A questo punto abbiamo ancora un po' di immagini da far scorrere soprattutto al traguardo prima di andare e documentarvi ancora sulle immagini del percorso sempre nei pressi della zona della centrale, perché non vi abbiamo mostrato tutti coloro che qualcheduno li abbiamo, non li abbiamo colti, però perché sono arrivati veramente un po' dopo, però insomma noi abbiamo davvero ancora tante immagini e desideriamo mostrarveli, mentre come vedete le immagini della nostra Emi Moretti non sono più, cioè sono al traguardo ai 100 metri, vedete là in cima dove c'è il gonfiabile nero, c'è il traguardo, sono praticamente i 100 e si sposterà fino ai 150 metri dal traguardo anche per cambiare così, cambiare visione dell'arrivo, come potete vedere. Adesso andiamo con un po' di musica.
E ritorniamo con le immagini sul percorso, sempre circa 2,5 km, 3 dall'arrivo, dove noi siamo andati incontro praticamente con la nostra telecamera a tutti i concorrenti. Qui siamo naturalmente nelle retrovie dei concorrenti, non vogliamo dire molto di più se non sottolineare, è vero, la caparbietà di questi signori, di queste ragazze, di queste donne, che magari anche non mi perdoneranno, sia per quanto riguarda il settore femminile sia quello maschile, magari anche non più giovanissime o giovanissimi barra i, ma però capaci, insomma, e soprattutto desiderosi, vogliosi di dire io sono arrivato. Io vi posso garantire, e qui lo dico anche perché sono lazzarone nato, insomma, non ho davvero questa testardaggine, che tornare indietro da Clusone e poi fermarmi in queste località dove mi sono fermato per riprendere le immagini eccetera, in sella a Vespa 125, ho quasi fatto fatica. Posso soltanto immaginare che cosa hanno provato loro, insomma, come a dire che effettivamente sono da applaudire, sono da rincuorare, e il bravo che gli dicevo a tutti o a tutte mentre passavano vicino alla telecamera era il minimo che si potesse dovesse fare, come a dire, insomma, che sono caparbi, è vero, ma hanno la voglia, la grinta, e soprattutto chi magari lo farà per il fisico, chi lo farà semplicemente per mantenersi in forma, chi lo farà proprio perché è una scommessa con se stesso, sono davvero bravi e sono riusciti in 335, sono riusciti a tagliare il traguardo, il che è tutto dire.
ritorniamo con le immagini ad Alzano, Alzano nella zona, nei pressi, per chi magari passa sulla strada, tanto per spiegarvi dove si trova questo posto della cartiera Pigna, per intenderci. Lì hanno creato questo grande piazzale che normalmente è adibito a parcheggio, è adibito anche a mercato, se non vado errato al mercoledì, e poi praticamente di fronte, in un'area che comunque era, faceva parte, mi pare, della cartiera Pigna, è stato costruito uno stabile, e in parte a questo stabile, diciamo attaccato a questo stabile, c'è anche il nuovo palazzetto dello sport, molto bello, ed è proprio qui che avveniva l'arrivo. La location è molto bella, con ampi spazi sia per quanto riguarda il parcheggio sia per quanto riguarda tutto il resto. Dobbiamo dire che effettivamente l'organizzazione è stata all'altezza della situazione, nonostante qualche parere contrario, e ha dimostrato, visto che Emanuele Zenucchi, che è a capo dei runners valseriana, appunto gli organizzatori, hanno dimostrato che effettivamente con la voglia, la volontà, forse anche naturalmente anche un po' di qualità, si è riusciti, è riuscito lui e i suoi collaboratori davvero a mettere in campo ancora qualcosa di buono. Come vedete, il cronometro dice 2 ore e 27 minuti da quando si è partiti in quel di Clusone. Vi ricordo che il primo all'arrivo, quel Michele Belluschi dell'Atletica Recanati, ha impiegato 1 ora e 40, dunque siamo abbondantemente a 48 minuti oltre il tempo impiegato dal vincitore, e dunque qui diciamo così, le posizioni di classifica c'entrano, posso quasi dire relativamente, ma è giusto che sia così, è giusto che comunque questi atleti, chiamiamoli così, appassionati, vedete che arrivano con un po' di dolori alle gambe, c'è chi arriva ancora abbastanza sciolto, c'è chi invece, ahimè, qualche dolorino l'ha accusato, c'è chi invece va a salutare direttamente proprio Emanuele Zenucchi, ma insomma per loro la gioia, vedete, avete visto questo bel sorriso, la gioia di aver concluso questa per loro fatica, questa fatica che per loro però non è tale, perché quando si ama fare una cosa la fatica viene certamente meno. Ancora un po' di musica e poi andiamo direttamente a sentire l'organizzatore, il guru di questa manifestazione.
vedete in queste immagini la medaglia che praticamente è stata consegnata a tutti coloro che hanno concluso la prova, a testimonianza insomma della loro presenza di questa quinta edizione della Crusone Alzano Run targata 2018. Avete visto in pratica tutti lì a guardare le classifiche e qui ancora una volta l'organizzazione si è superata mettendo a disposizione, pensate che erano ben 6 postazioni per i massaggi del dopogara con la collaborazione di un centro appunto che pratica questi massaggi e lì tutti che si mettevano lì sui lettini e i massaggiatori, vedete, cercavano di risolvere quelli che potevano essere i problemi causati da questi 30 km percorsi a buona andatura. E adesso, come vi ho detto, io ho realizzato anche, oltre a diverse interviste che abbiamo mandato precedentemente in un altro servizio, quello del lunedì, ho realizzato un'intervista con Emanuele Zenucchi. Emanuele Zenucchi che si è detto comunque soddisfatto dell'esito. Mancano ormai pochissimi concorrenti all'arrivo dei quasi 400 partecipanti a questa edizione della Crusone Alzano Run. Allora, un consuntivo dopo questa giornata bellissima di sole, di sport, ma soprattutto di passione. Sì, diciamo, è andata bene. È stata, diciamo, una Crusone Alzano travagliata per vari motivi, però anche in questi vari motivi travagliati è stata una lezione che mi servirà per l'anno prossimo e vorrei proprio ringraziare una signora della provincia di Bergamo che lavora in provincia di Bergamo e chiedergli scusa per tutto il tribulare che gli ho fatto e andrò presto a trovarla per il 2019 per il Runners Val Seriana. Insomma, come a dire che nonostante la burocrazia c'è qualcuno che ancora riesce a capire che quando si organizza c'è di mezzo anche uno sforzo non indifferente. Sì, beh, ha capito che sono un po' una testa complicata, però poi cerco di fare le cose quasi bene. Oggi sembra che sia andato tutto bene. Un ringraziamento speciale a chi mi ha aiutato per tutta la Crusone Alzano Run. E ci vediamo nel 2019. Sarà dura seguirli, Randa Svasseriana. Sicuramente non soltanto per questa, ma per tutte le altre organizzazioni avremo modo di parlarne. Sì. Ecco, sappiamo benissimo che non è assolutamente facile, però io ero sul tracciato, ma chi era qui al traguardo mi ha detto che tutti hanno avuto parole di elogio per l'organizzazione, per il tracciato, facile da intuire, per carità, insomma, come a dire che insomma ci voleva una manifestazione che mette in risalto anche la bellezza del percorso della comunità montana e soprattutto dei nostri luoghi. Sì, beh, sicuramente la Val Seriana si stimola a fare dei bei percorsi e quindi bisogna cercare di farli conoscere. Secondo me questo è turismo. Oggi c'era gente che è venuta da Trento, da Bolzano, da Pavia, da Piacenza, c'era tantissima gente anche fuori dalla Bergamasca e quindi vuol dire che Iran è svalseriana e la Valseriana sta per essere conosciuta da tanta gente, così si inventa il turismo. Grazie Emanuele, ci sentiremo. Grazie a tutti. Grazie, buona ed ora andiamo con le immagini relative alle premiazioni, mentre vediamo qui che il figlio di Marinella tenta di così far divertire anche la mamma, che naturalmente si diverte un po' meno. E allora andiamo, eccola proprio qua, al terzo posto, Guida Marinella, che è riuscita a ottenere davvero ancora una grande prestazione, 24esima assoluta, prima di lei al secondo posto Chiara Milanesi, 21esima assoluta, e al primo posto, eccola che sale sul gradino più alto del podio, Eliana Patelli, che è riuscita a chiudere addirittura decima assoluta, vale a dire insomma su 335 arrivi lei ha battuto 325 atleti, davvero i complimenti della maggior parte maschietti. Per quanto riguarda il maschile avete visto il terzo gradino del podio Max Zanaboni, secondo Loris Mandelli e al primo posto quel Michele Belluschi che davvero ancora una volta ci ha stupito nel senso buono perché è riuscito davvero a recitare un grande ruolo. Poi le premiazioni che non vi sto ancora a recitare, vi ho parlato insomma anche perché qui si va per categorie, magari qualche donna se dico
master 45 femminile, qualche donna si offende, allora non sto lì ancora a citarvi, vi ho citato i primi 40, potrei farlo proprio perché ci sembra giusto parlare ancora dai 40 ai 50 anche per quanto riguarda l'arrivo, indipendentemente che ci siano femmine o meno. Comunque, anzi facciamo così, andiamo a citare, ho citato Claudia Ghilardi della polisportiva Kral della BPD, che è arrivata a 36esima al femminile. Vado a parlarvi del 67esimo posto di Cristina Guzzi, se non vado errato, adesso naturalmente sto spulciando la classifica. Poi Paola Ventura 69esima, quindi Marilena Marini che è arrivata 81esima, Elena Sala che è arrivata 85esima, Tiziana Monica Zanga 86esima, quindi Marta Foresti 89esima, e poi giù verso la 100esima posizione Romina Pellegrinelli, Simona Cornolti, Roberto Sara Armento, Arianna Mariani e poi via via tutti gli altri. Avrei voluto darvi ancora altre classifiche per quanto riguarda appunto dal 41esimo al 50esimo posto, ma ormai siamo in conclusione, vedete sono le ultime premiazioni, rimando tutti comunque coloro che volessero saperne qualcosa in più per quanto riguarda le classifiche di andare sul sito di Maisdam oppure anche dei Runners Valseriana, dove ci sono le classifiche aggiornate in ogni dettaglio. Abbiamo concluso, non mi resta naturalmente che ringraziare Emi Moretti per le sue immagini e tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci, dandovi l'appuntamento alle prossime manifestazioni sportive. Buona serata da Lorenzo Noris.